La giornata è stata molto utile, soprattutto per avere un senso di maggiore ottimismo. A volte ci si lamenta molto delle cose che non funzionano e ci si ricorda soltanto dei vari elementi che potrebbero essere migliorati oppure degli insuccessi. Parlare di startup vuol dire spesso invece guardare al futuro con entusiasmo, con un po' di fiducia e con tanta voglia di lavorare. La ricerca della felicità oggi è quasi un obbligo. Cioè, quando io ero ragazzo, la maggioranza delle persone lavorava perché doveva lavorare, non c'era la ricerca della felicità. È abbastanza diffuso il fatto che, sai, qualcuno chiedo chi sei, mi risponde con la sua professione e non con il suo essere figlio o con il suo essere padre piuttosto che sognatore. Questi social network sono una grande opportunità di raccontare chi siamo, per cui va fatto nel modo più intelligente possibile, facendo arrivare i giusti messaggi nella giusta composizione a tutti gli interlocutori. Io ritengo che sia fondamentale alla vigilia della quarta rivoluzione industriale coinvolgere le persone, per cui bisogna trasmettere non ottimismo ingenuo, però sicuramente passione, curiosità, ricerca. La possibilità di avere la fortuna di continuare a scegliere e di fare del lavoro una scelta. E la scelta di fare le cose che mi piacciono solo con le persone che stimo, che mi piacciono. Il punto è diventare portatori sani di speranza in giro, e quella è la cosa più difficile quando la corrente contraria è molto forte. Rimanere capaci di dispensare fiducia in un mondo che di base non è costruito su questo, perlomeno questo pezzo di mondo non è costruito su questo, diventa difficile. Ma d'altro canto, qual è l'alternativa? Devo dire che la platea era davvero particolare, perché non si tratta di uno di quei convegni dove le persone vengono di malavoglia o giusto per passare il tempo. L'attenzione era davvero altissima, ci sono state molte domande interessanti e chi si è seduto all'inizio è andato via soltanto alla fine.